Cantami, o diva, del pelide Achille l'ira funesta che infiniti addusse lutti agli Achei. L'Iliade di Omero si apre su un campo greco già provato da 10 anni di vano assedio alle mura della città di Troia. Se i troiani soffrono per 10 anni d'assedio, anche i greci, accampati sulla costa, provati da 100 battaglie, provano la durezza della guerra, le difficoltà dei rifornimenti. Vivono di razzie. Tutti i paeselli della costa sono già stati saccheggiati. Ora le spedizioni di razzia si spingono molto lontano, fino alla Frigia. La città di Lirnesso era questa volta la meta della spedizione. Guidava la spedizione Agamennone, figlio di Atreo, re di Micene e di Corinto, capo riconosciuto di tutti gli eserciti greci confederati. Con lui era Ulisse, re di Itaca, il più saggio e il più scaltro dei guerrieri greci. Ma il più forte dei condottieri greci era Achille, figlio di Peleo e di Peti, re di Ptia, eroe famosissimo, invulnerabile per volere divino. E con lui era Patroclo, legato all'eroe da un'amicizia provata in 100 battaglie. Di fronte a un simile attacco, la sorte della città di Lirnesso era ormai segnata. Avanti! Yeah!
Qui voi. Portatelo in quel gruppo, presto andate. E tu, fai vedere. Oro massiccio. Seguimi. Scarica tutto lì. Bene. Quella ragazza con la veste gialla ha già capito le mie intenzioni, credo. Sceglierò in quel gruppo, e lei, naturalmente. A me piace la sua compagna, quella vestita in rosa. Purtroppo, tocca ad Agamennone scegliere per primo. Ulisse sceglierà certo in quel gruppo là. E come lo sai? A chi credi che tocchi quel braciere d'oro, per esempio? Mettetelo. Il nostro caro Ulisse. È sempre fedele a sua moglie, non ti pare? Anche a Hermes, il dio dei ladri. Ma il suo inganno non mi dispiace per questa volta. Neanche a me. Agamennone, a te il diritto della prima scelta. Come ti chiami? Segna. E tu? Briseide. Avanti, muoviti! Cammina! Avanti, vecchiacci, camminate! E aspettate le cose! Non spingetevi, vigliacchi! Bella. Sei bella. Come ti chiami? E tu? Il mio nome non conta. Sono il re dei re. E io sono la sacerdotessa di Apollo, il dio dei re. Imparerai a questa notte stessa che sei soltanto una prigioniera di guerra, una preda, una schiava. Sacrilego, fermati! Chi è questa gatta ribelle? Criseide di Lirnesso, figlia di Crise, sacerdote di Apollo. È mia. È il vecchio? Resti a crepare tra le sue mura cadenti. Portatela nell'accampamento di Agamennone. Via, presto! Avanti! Padre! Figlia mia, presto, presto! Muovi! Senti! Ulisse. Questa è la mia preda. Naturalmente, prode Achille. Ulisse, se mandi un messaggero a Itaca, fa dire a Penelope che Patroclo la ringrazia, perché dobbiamo a lei e alla tua fedeltà questi due graziosi fiori. E alla tua avarizia, ce l'hai fatta pagar care, eh? Agamennone, Ulisse, Achille e Patroclo sono lontani. Allora, che aspettiamo? Avverrà mai più che i greci si trovino così privi di autorità, di astuzia e di forza? Così vi ripeto ancora, cosa aspettiamo noi? Ettore ha ragione, ma certo, che cosa aspettiamo? Se non giungiamo oggi alle loro navi, quando mai potremo appiccare loro il fuoco? Voi sapete, finché i greci avranno rifornimenti dal mare, non abbiamo speranza. Aspettate che siano gli dèi a distruggerle? Per 10 anni gli dèi ci hanno protetto. Sì, Sarpedonte, per 10 anni. Ma ora abbiamo il fato avverso. Gli dèi sono con Achille. Però questi dèi avversari oggi sono lontani, perché Achille è lontano. Il solo nome di Achille ti sbianca il volto. Paride Alessandro. Sì. Sì, il nome di Achille mi sgomenta. Re Priamo, padre adorato, diglielo tu. Di a colui che fu causa di tutti i mali che io morrò per mano di Achille. Questo è scritto nell'oracolo. Ma io? Taci, Paride. Sì, temo il re di Ftia, invulnerabile. Ma solo per conservare il mio braccio necessario alla patria. E nel giorno della vittoria
Egli mi trapassi pure con la sua lancia e mi dia in pasto ai cani come ha promesso. Ecco, ora conoscete l'oracolo. È vero, ed è terribile per il mio cuore di padre. Quali dunque sono i tuoi piani, Ettore? Uscire in forze. Attaccare i campi su parecchi punti. Fingere di produrre il massimo sforzo contro il campo di Nestore. Egli deve pensare anche ai campi di Agamennone e Achille. Ma i due Aiaci? Mi pare che i loro campi siano vicini a quelli indeboliti. Vedendoci, accorrerebbero subito. Appunto. Io, invece, con un manipolo di guerrieri scelti, seguirò il corso dello scamandro. Forzerò la galleria dove passa il fiume e si getta in mare, e con l'aiuto degli dèi raggiungerò le navi. Il resto lo faranno i fiaccolatori. La tregua ci serviva a ritemprare le forze. Un altro insuccesso e sarebbe la fine. Non sarà un insuccesso. Ma la tregua c'era stata promessa, Ettore. Siete diventati un branco di vigliacchi. Ecco perché tutta la Grecia è alle nostre porte. Padre, ti prego, ti imploro. Benedici le armi e ordina ai tuoi guerrieri la sortita. Dalle mura di Troia assisterai al rogo di tutte le flotte greche. Metto ai voti la proposta di Ettore. Viva Ettore! 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 Vai dunque, figlio. E che gli dèi ti proteggano. Ettore. Andromaca, mia dolce sposa. Ho sentito tutto, Ettore. Ti scongiuro, non andare. Non devi piangere. Perché tu, sempre tu, che vada Paride a bruciare le navi dei Greci? Non capisci che sarà la tua stessa audacia a perderti? Non sfidare il fato, Ettore. Pensa a me e a nostro figlio. Ma Andromaca, io penso sempre a te e a lui, anche in mezzo alle battaglie più difficili. Alla mia donna, forte e amorevole, che io amo tanto. Ma tu sei sempre sul campo di battaglia. E io sono sola, vivendo nella paura che non tornerai mai. Ami dunque a tal punto la patria che non... No, non dirlo questo, non è vero. Io non amo vedere uccisi tutti questi soldati greci. Ma non ho possibilità di scelta. Se io non li uccido... Essi mi uccideranno e uccideranno te e tutti. Sembra che il mio destino sia quello di combattere. Ora, più che mai, ho bisogno del tuo aiuto e del tuo coraggio. Come non posso deludere la patria, così tu ora non puoi deludere me. Il campo di Ulisse è il più minacciato, ma la pressione non è molto minore sugli altri punti. Aiace Telamonio a Oriente. Lascio liberi gli altri capi di regolarsi secondo il bisogno. Ma tu sguarnisci il tuo campo. Io devo pensare agli interessi dei re.
che sono andati a far preda e vetovaglie per noi. Nestore, io non ci vedo chiaro. Guarda come appare spostato il fulcro della battaglia. Si direbbe che non sappiano dove puntare. Forse è solo una manovra di assaggio. Un diversivo, credo. Vogliono distrarci dal vero obiettivo. I fiaccoli sono le navi! Presto voi, correte! Avanti con quelle fiaccole! Presto, presto! Presto, presto! Seguitemi, presto! Presto! Tutti da questa parte, avanti! Avanti!
Le navi! Attenti alle navi! Non vedrai più la tua Grecia! Le tue navi bruceranno tutte! Muori, greco! Non metterai al mondo delle prostitute! Ettore, a te la prima torcia! Vittoria! Ritiriamoci, Ettore! Non mi sfuggi, Ettore! Io non ti sfuggo! Eccomi, ti aspetto! Camminare? Sì, sì. Impegnato Achille! Ettore è ferito! Ritiriamoci, non puoi combattere. Voi due, fermatevi, nascondetevi lì. Voi, aiutatemi! Preparate i cavalli! Thank you.
bravo e valoroso. Che abbia tutti gli onori. Anche questa volta è andata bene. Vi ringrazio, miei valorosi. Venerando amico, so cosa vuoi dire. Non accadrà più. Ma lasciami dichiarare innanzi a tutti che io non avrei fatto di meglio. Giove ha fatto di meglio, guidando Achille sulla via del ritorno proprio al momento giusto. E a Giove Cronos dedicheremo domani giochi e festini. Ce ne deve essere per tutti. Vogliamo parlarne? Ho l'impressione che questi due giovani amici non abbiano in mente Giove in questo momento. Tu stesso non devi dimenticare che hai preso impegno con Venere al Dirnesso. Non importa, resta Ulisse con me. Parleremo insieme dei giochi, voi pensate a vincerli. Andate, tornate al vostro campo. Allora, Agamennone, io per i giochi ho pensato che si potrebbe iniziare con una gara di... Briseide o la sua ombra? Ti credevo già morta, trafitta dal ferro, già sulla barca di Caronte. Hai mutato pensiero? Vieni, non fare la sciocca. Prova il vino acheo. È resinato, dolce. E poi scaccia i tristi pensieri. Le nostre case, il nostro passato, lontano. Lontano per sempre. Prova a bere, Briseide, e dimentica, dimenticare. Dimenticare che cosa? Di essere nata libera e di morire schiava. Morire? Ancora parli di morire? Ma allora non sei l'ombra di Briseide. Finisci, lo segno. Ah, ma che vale andare contro il fato? Forse un giorno torneremo all'Irnesso regine. Pensa che potevamo finire assegnate a qualche vecchio senza denti. Invece, torneremo spose di re. Schiave. Spose. È bello, Patroclo, mi piace. Forse avrei potuto invidiare il tuo Achille se non fosse stato così bello. No, io non sopporterò l'onta. Quell'uomo non mi avrà mai. Anche se non ho avuto il coraggio di trafiggerlo. Lascia stare, ci penserà Achille. Lascia fare a lui. Su, ragazze. Ecco profumi e unguenti. L'acqua è già fumante e vi ho gettato olio di rose. Sarà difficile vincere l'odore del sangue, quei tuoi padroni macellai. I nostri padroni, non ti abitui ancora, eh? Olio di rose. Tempo alle navi. Il tempo è schiavo di Achille. Achille è schiavo del tempo. Domani, amici, festeggeremo degnamente la vittoria. Gli dèi assistano i miei signori. Tutto è pronto per il lavacro, mio re. Eros col sandalo leggero verrà. Eros, dio dell'amore, lo farà prigioniero con lacci di oro vero. Gli dèi donino lunga vita a Patroclo. È fuggita come una cerbiatta. Non ti chiamano Pie Veloce? Raggiungila. Vi raggiungeremo fra poco, dopo esserci rinfrescati. Ai signori della guerra e al dio dell'amore. Patroclo.
lavacro. Stai mettendo troppo impegno questa volta al tuo lavacro. Bisogna servire bene anche Venere, non ti pare? Briseide, vieni a versarmi del vino. Ti racconterò di questa calda giornata. Tu non canti, Briseide? Briseide, t'ho detto di versarmi del vino. Il grande Ettore fugge e una piccola femmina di Lirnesso osa tanto? E ora cosa dovrei farti? Domarti come una cavalla ribelle? Gettarti fra le braccia dei guerrieri? Meglio consolare uomini veri, che forse pagheranno con la vita la maledizione della guerra e i loro soprusi. Tu mi credi invulnerabile, immortale? Così dicono tutti, e io stesso ho provato con questo. Ho terrore e ribrezzo di un mostro fatato come te. Hai torto, Briseide. Non sono affatto invulnerabile. E morirò presto. La mia sorte è segnata. Gli dei capricciosi mi proteggono tutto, eccetto un punto. Un punto di questa macchina creata per distruggere, che sarà distrutta anch'essa quando e come essi vorranno. Tu stessa puoi uccidermi. Non è necessario essere un eroe. Basterebbe un bambino che mi colpisse al punto giusto. Non so dove io sia vulnerabile. So solamente che non tornerò vivo da Troia. Questo ha detto l'oracolo prima che io partissi. Troia cadrà soltanto dopo la morte di Ettore, ed Ettore sarà ucciso soltanto da Achille. E Achille morrà soltanto dopo la morte di Ettore, immediatamente dopo. Questo è l'oracolo, Briseide. Gli altri guerrieri possono sperare di difendersi dalla morte, di sopravvivere e di tornare in patria, ma non io. E così chiedo al vino, come chiedevo alla tua bellezza, l'illusione di essere un uomo simile agli altri. Ma il vino, quando è troppo, mi rende un animale. E tu mi respingi, negandomi il dono che per pietà faresti all'ultimo dei miei soldati. Sull'infinita distesa dei campi greci domina quasi dappertutto benefico e ristoratore Morfeo, dio del sonno. Dormono i soldati dell'Argolide e Diomede, re loro. Dormono gli Aiaci e Nestore. Dorme Ulisse e forse sogna altri inganni, o Penelope o il figlio Telemaco. Achille e Patroclo ritemprano nel sonno le forze spese all'Irnesso contro Ettore, Consegna e Briseide. Soltanto nella tenda di Agamennone si veglia ancora. Scegli i tuoi profumi.
Non questo. Questo. Gelsomino di Persia. È più delicato. Più adatto all'insidiatore di una vergine. Non ti sembra? Cressida, vecchia mia. Sono certo che te lo ricordi questo profumetto, eh? I lini. Ma attento. Al tempo del mio gelsomino avevi 25 anni. Non vorrei che la vergine di Lirnei sorridesse di te questa notte. Vino! Versaci del vino, Cressida. Criseide, bevi il vino tu o il rito te lo impedisce? Rivolgiamoci a Bacco. A me darà vigore e a te languore. Sta calma, fanciulla. Non mi piace quando fa il gradasso a quel modo. Su, ragazze. Dormirai tranquilla stanotte. Sarà una notte indimenticabile. Fa lo spaccone, ma ha bisogno di riposo. Tieni, bevi senza paura. Bevi. Apollo, dio dell'arco d'argento, il tuo sacerdote non ha più nulla da chiedere. È giusto che tu abbandoni chi non ha saputo difendere. Ma il padre deve ancora implorarti. Il padre deve lamentare l'ingiusta sorte della figlia che anche a te, Dio, ha offerto devote preghiere, puri sacrifici. È un animo incontaminato. Apollo, dio fulgente, Criseide è nelle mani del nemico più atroce. La sua giovinezza, la sua bellezza, la sua verginità consacrate a te, dio, sono ora preda delle voglie peggiori dei greci. Oh dio, proteggi. Ascoltami, Crise. Recati nel campo greco, versa ai piedi di Agamennone gran copia di ricchezza e chiedi il riscatto di Criseide. Guai a chi respinga l'offerta tua di sacerdote e di padre. Quale prezzo può offrire un sacerdote senza tempio? Un cittadino senza città? Venite, ragazze. E tu va con lei. Presto, ragazze. Aiutatemi. Oh, vieni, piccioncino mio. Oh, vieni, vieni dalla tua vergine. Cressida. Oh, sì. Vecchia bagassa. Nostro povero re. Cosa ho bevuto? Vieni, vieni, adoro. Che cos'è? A quest'ora mia moglie accende il suo fuoco. Sei ancora viva, ma non avevi una figlia. Sarà lei ad accendere il fuoco. Ah, troppo giovane. Era. Aveva 4 anni quando siamo partiti. Ne avrà forse 14 ormai. E allora può accendere i fuochi di tutti i generi, no? Ecco, chi sei? Come sei giunto senza rumore di zoccoli e di ruote? Sei un uomo o sei un fantasma? Simile a voi, ma con pari angoscia nel petto. Sei pazzo, vecchio. Non pensavi ora a tua figlia? E anch'io come te. Sono qui per lei. Vengo per riscattarla. Sono Crise di Lirnesso, sacerdote di Apollo. Voglio parlare con il re Agamennone. Non hai scelto l'ultimo dei greci. Lo lasciamo passare. A me pare tu abbia scelto un brutto momento. Il re sta preparandosi ai giochi. Quali giochi? Abbiamo vinto in campo troiano.
si celebra la vittoria. Un vecchio che cerca presa Agamenno nella sua giovane figlia farebbe bene ad affrettarsi. Allora fa quello che ti ho detto, vai. Gli dei ti sono amici. Splendi come un abitatore dell'Olimpo. Ulisse, per ogni tua lode mi si sbianca un capello. Ti preferisco ostile. Ma debbo ben riconoscere che la vittoria dà vigore alle membra e allo spirito. Anche la vittoria su Venere? È già tutto pronto per i giochi? Sì, gare per tutti. Ogni re ha già portato il suo dono. Manca solo il tuo. Chi sei? Sono Crise, il sacerdote di Apollo. Non mi riconosci? Come sei giunto qui? Per volere del Dio. Che vuoi? Mia figlia. E questo è il riscatto. Un carro pieno d'oro. Non basta. Ma non hai neppure visto. Calcante! Si faccia venire Calcante. Calcante! Chiamate Calcante! Calcante ti dirà quali sono i miei rapporti con gli dei. Ti spiegherà lui, portavoce loro, a quale obbedienza sono stato piegato per essere qui come re e guida del mio esercito. Tu mi chiedi tua figlia. Ebbene, la mia è stata sacrificata in Auride perché la flotta potesse salpare per Troia. Sacrificata, capisci? Sgozzata come un agnello innocente. I re sono padri di tutti i sudditi. Tu hai perduto una figlia per salvare tutti i tuoi figli, il tuo popolo. Ma io non ho che lei. Calcante, raccontagli come tremava Ifigenia dinanzi all'altare e al coltello. Fagli capire quanto sia più terribile il freddo della pietra sacrificale che non il talamo cui destino sua figlia. Tu bestemmi? Bestemmio, sì. E sappi, vecchio, che me ne rido di te e del tuo Dio. Chiedi pietà per te, per la tua famiglia, per il tuo esercito. Terribile sarà la punizione del Dio. È dunque giusto che mi prenda subito un risarcimento. Vuotate quel carro e portate tutto nella mia tenda. E tu vattene, vecchio. E ringrazia, se non la mia fede, la mia superstizione. Non mi piace troncare la testa di un vegliardo. Va! E non tornare mai più, o non ti varranno né dei né tuniche. Non maledirci, vecchio. Egli ha nel cuore molta amarezza che lo fa spietato, ma gli altri non hanno colpa. Chiunque tenga un ingiusto sul trono della giustizia, chiunque sopporti una guida che ignori il retto cammino, merita di finire nell'abisso. Calcante prega se qualcuno ti è caro. Ulisse, ecco la veste. Annuncia pure. Al vincitore, per la sua donna, è un dono di Ulisse, re di Itaca. Bello, bello, Patroclo, ti prego, vincilo. Ah, non ci contare, Xenia. Ci sono troppi campioni, più forti e più veloci di me. Mi piace questo. Perché? Perché mi piace il colore. Vedi, è il colore del tramonto. L'ora del riposo e della tenda. L'ora nostra. Va bene, color tramonto. Color tramonto per Patroclo! Ti piace quella veste? No. Vorrei che l'avesse Xenia. Guarda come le sorridono gli occhi. Bene, essa l'avrà. Grazie. Li vedo già timorosi per la partecipazione di Achille. È sempre il nostro più grande guerriero. Azzurro per Achille! Cambia il colore, ma non il vincitore. E tu non gareggi, Nestore? No, non voglio farti fare una brutta figura. Ti regalo la vittoria. Sei in grado di affrontare il tuo amico? Tutto pronto, Agamennone. Allora,
Ricordatevi, ragazzi, questa è una gara di abilità, non di forza. Nessuno può scagliare la lancia prima che la quadriga abbia raggiunto il traguardo. D'accordo? Giù la lancia. Oh, scusami, dimentichi che sono mancino io. Va bene così. Pronti? Via! Molto bravo. Dio dall'arco d'argento, mio possente signore, ascolta il tuo servo devoto. Sempre di serti adornai il tuo tempio leggiadro, e a te arsi sull'ara giovenche e capretti. Adempi dunque il mio voto e fa che il pianto mio paghino i greci per le tue saette. Se la veste ti piace, non hai che da parlare. Sono giudice di gara ed ho visto tutto. A me piace la felicità di Segna, ad Achille quella di Patroclo. Oh, nobili sentimenti. In tal caso mi sono sbagliato, non ho visto. Ed ora godiamoci la gara di corsa. Tu non corri, Ulisse? Sì. Con l'immaginazione, mi affatico di meno. Allora pronti, ragazzi, in linea per la partenza. Achille, torna indietro fino al cavallo. È sufficiente fino a qui? Sufficiente. Il Dio, simile a fosca notte, già venia. Piantossi delle navi al cospetto. Indi uno strale liberò dalla corda, ed un ronzio terribile mandò l'arco d'argento. Le schiere a ferire prese, vibrando le mortifere punte, onde per tutto degli esanimi corpi ardean le pire. 9 giorni volar pel campo acheo, le divine quadrelle. A Parlamento, nel 10° chiamò le turbe Achille. Levossi Achille pie veloce e disse: Atride, ora sì che dobbiamo tornare in patria, se vivremo ancora.
guerra e peste ci distruggono. Della guerra, tu e tuo fratello, meglio di tutti conoscete l'origine. Della peste, nessuno capisce il perché. Dunque è tempo che si interroghi qualche indovino, o sacerdote, o interprete di sogni, perché ci dica se Apollo ci accusa di averlo offeso o trascurato, e se domanda sacrifici e quali, per allontanare dai nostri campi la sua vendetta. Calcante, cosa ne pensi? Parlerò non prima che tu mi abbia assicurato la tua protezione. Le parole del Dio e dei suoi ministri sono spesso ingrate ai potenti. E i potenti ci rispettano soltanto quando noi offriamo benedizioni e lusinghe. Basta con le ciarle. Fatti, se ne conosci. Io ti ho chiesto di parlare e io ti difenderò contro i potenti e i prepotenti della terra, se necessario. Apollo è stato oltraggiato. La Tride nega a Crise, sacerdote del Dio, il riscatto della figlia. La maledizione del padre ha consenziente Apollo ed incombe su di noi. Nessuna speranza che altri dei dell'Olimpo prendano le nostre parti finché la parte divina non sia stata onorata e pagata. Che proponi, dunque? Non io, ma Apollo ti impone di restituire a Crise la figlia. Io, semmai, ti consiglio di unire a questo atto un'ecatombe di espiazione. Profeta di sciagure! Non c'è una volta che tu parli senza empirmi il cuore di lutti e la mente di proposte a me ingrate. L'uomo Agamennone ti dice: Criseide mi è cara, dunque non ha prezzo. Così puoi capire che dove non c'è prezzo, non c'è neppure riscatto. Ma il re deve stare più in alto dell'uomo. Il re cerca la salvezza e non la morte del suo popolo. Il re Agamennone strappa all'uomo Agamennone Criseide e la consegna al Dio. Ma il popolo, gli altri sovrani ed eroi, mi debbono un compenso. Debbono pagare il mio sacrificio. Agamennone, famoso per avidità non meno che per grandezza, come oratore ti contraddici. Come donatore ricatti. C'è forse preda non divisa ancora che ti si possa assegnare, o vuoi togliere ad altri quello che il Dio pretende da te? Solo contentati della nostra promessa che Criseide ti sarà pagata 100 volte quando giungeremo al saccheggio di Troia. Ora capisco. Ora so chi ha messo in bocca a Calcante le menzogne minacciose. Anche questo deve sopportare un re perché il popolo creda nel suo spirito di sacrificio. Ebbene, io sono chi sono. Dono ai miei popoli Criseide, ma comando ad Achille di darmi in cambio la sua schiava Briseide di Lirnesso. Ho detto! Io sono qui non per odio dei troiani, ma per il tuo profitto e per l'onore di tuo fratello. Chi sopporta il carico maggiore della guerra sono io. E tu non prendi una preda pari alla mia, ma molto, molto più grande. Io devo sopportare i tuoi soprusi e per giunta le ingiurie. Io ti lascio. Torno con i miei guerrieri a Ptia. Va, va pure. Altri re, altri eroi rimarranno al mio fianco che valgono quanto te, anche se non sono bastardi d'una dea. Fermo. Tu sei e rimarrai sempre nel giusto. Verrà tempo in cui l'offesa sarà ripagata. Ognuno ricordi quando la spada di Ettore inzupperà i campi di sangue greco. E vedo quell'ora vicina. Allora se ne chieda conto al re mercante. Se Achille ama quella donna, guardati da lui, Agamennone.
Dimentica e invoca sulle nostre teste il perdono del Dio. Va. Triste cosa dover compiere un atto di giustizia in segreto. Triste come sempre quando si offusca la coscienza dei re. Di cui vi accorgerete, Atridi, e foste soltanto voi a subirla, ma la nostra povera gente. Alt! Chi siete? Euribane ed Alfibio, araldi di Agamennone. Che cosa volete? Portiamo ad Achille un ordine di re Agamennone. Aprite! Che cosa volete da Achille? Il mio re non prende ordini dal vostro. Lasciate il campo. Patroclo, dobbiamo parlare al tuo re. Da che mondo è mondo, l'araldo è come l'aria. Porta le voci di tutti, ma non ha colpe. Avete parlato di ordini, non di ambascerie. Lasciate il campo, ho detto. Patroclo. Sentinelle! Trattate come si conviene chi porta ordini ingiusti di un re ingiusto. Saranno le vostre anime a portare ad Agamennone la risposta dei Mirmidoni. Fermatevi! Eccoci. Giù gli archi! Nobile e folle amico, la tua fedele amicizia è balsamo al mio orgoglio ferito. Ma tu sai che bisogna rispondere ad Agamennone. Gli araldi sono sacri. Né io offenderò gli dèi per vendicarmi di un uomo, se può dirsi uomo chi abusa del suo potere e vien meno alle leggi dell'onore. Achille, re di Ftia, le parole non sono nostre, ma quelle del nostro re. Gli araldi vanno rispettati come sacri e preziosi. Come potrebbe altrimenti l'uomo d'onore avere rapporti con cani ringhiosi come gli atridi di Micene? Parlate! Prima che i miei mirmidoni si ricordino come usare l'arco o la spada. Che cosa volete da me? Briseide. Peleo, mio padre, e Chirone il centauro mi hanno insegnato che anche i re sono uomini e che possono errare d'impulso come gli uomini tutti. Dite ad Agamennone che questa è la prova della sua indegnità allo scettro supremo. Ha avuto tutta una notte perché in lui si placasse il dispetto. Ma se neanche la sacra notte che porta riflessione e consiglio gli ha fatto capire come agisce un vero re, ebbene sarò io, Achille, a rispondere come deve un re. Prendete Briseide. E tu, amico, consegna Briseide agli araldi. E se piange, asciuga le sue lacrime. Ma Achille... Ho la parola di Nestore che nessuna ingiuria le sarà fatta. E in quanto all'offesa che si infligge a me, voi araldi della vergogna, mettete nella schiena di Agamennone questo brivido presago. Quando i cani di Troia si disputeranno il corpo ancora palpitante del greco Agamennone, io, Achille, starò a guardare senza usare il mio braccio. Questo lo giuro! Alcun dubbio. Il dissidio fra Agamennone e Achille è ormai insanabile.
Informazioni certe dicono che i mirmidoni si rimbarcheranno e faranno ritorno in Grecia. Questo sarebbe la vittoria. Bravo, Ettore! Freniamo la gioia, amici. Potrebbe essere un tranello. Forse hai ragione, Paride. In questo caso ce ne accerteremo di persona. Il tuo coraggio, Ettore, non è sempre guidato dalla saggezza. Io consiglio prudenza. Non vi dimenticate che la nostra guerra è ormai contro gli dèi e contro gli uomini. Non bestemmiare, Ettore, che l'ira dell'Olimpo... Quante volte gli dèi hanno sconvolto i nostri piani? Da anni l'intero Olimpo ci è contro. Ma ora Achille, un semidio, l'invulnerabile, si ritira dal campo avverso. Non immaginate lo sgomento dei suoi alleati? Si dice che la notte porti consiglio. Questa notte porterà un solo consiglio ai greci. Un consiglio troiano scritto col sangue. Abbandonate il suolo della nostra patria! Il campo di Ulisse è in fiamme. Tutti i campi sono attaccati. Ettore viene contro di noi. Hanno saputo del ritiro di Achille. Che facciamo? Achille è forse la Grecia? Ricacceremo l'attacco. Ettore ci vuol prendere di sorpresa. Meglio affrontarlo in campo aperto. Alle armi! Come on!
Il nostro re è ferito! Troiani, morte ai greci invasori! Avanti! Ehi, non bevi? Ma che ti prende? Ma cosa vuoi che mi prenda? Io non sono capace di stare fermo quando sento i miei compagni che combattono. Compagni? Non sono più compagni. Non hai sentito gli ordini di Achille? Non si cancellano 10 anni con un ordine che io non conosco e non capisco. Io ho dei conti da regolare con i troiani. Lasciatemi passare! Notizie gravi! Che notizie? Cattive. Ettore è alla Valle Bianca ed Agamennone è ferito. E le chiami cattive notizie? Patroclo, versa del vino a quest'uomo. Grande giornata per Ettore, eh? Grande avventura, sì. Gli dei sono tutti con Ettore. Ma i grandi, Diomede e gli Aiaci, che fanno? Non combattono? Combattono, ma a dire il vero sembra che vogliano evitare tutti lo scontro con Ettore. Vivi, Ettore. La tua vita è anche la mia. Il nostro campo è minacciato. No, ma si direbbe che vogliano evitarlo di proposito. Bevi, Patroclo, e goditi lo spettacolo della nostra vendetta. Va, amico. Sei i miei occhi e il mio braccio. Portami altre belle notizie. Va. Cambia canzone, sciocca. Un inno di guerra. In battaglia, più forte. Tutte le armi scagliate. Più forte. Tutte più forte. Troiani, i cavalieri al campo di Diomede! Distruggete, incendiate, gli arcieri con me! Alle navi, al mare! Ettore è alla Valle delle Sorgenti. È un massacro. Aiace non è più in grado di soccorrerci. Ecco il grande, il divino Achille. Anche questa mi pagherà, Agamennone. Svegliati! La Grecia sta soccombendo. Devi correre. Non puoi voler la fine della Grecia. La Grecia. Dov'è la Grecia? La conobbi da fanciullo. Poi mi costrinsero a vivere e a combattere in Asia. Ettore è al Triplice Vallo. 3 campi ha già distrutto. Il mio campo? No, ma anche quelli degli altri sono i tuoi. I greci stanno soccombendo, capisci? I greci non esistono più. Lasciami dormire.
Grande medicina il sonno, un dono degli dei. Se non vuoi dare soddisfazione ad Agamennone, fingi di me. Prendi le mie armi, ma conduci i tuoi uomini in soccorso della patria. Vieni a vedere. No, non tocca a te. Non devi, non puoi. Ti comporti come una donna innamorata, come una donna libera che difende il suo amore. Mi sei tanto cara, Xenia, e desidero onorarti come una cara moglie. Perché tale sarai quando torneremo in patria vincitori. Ma per questo, soprattutto per questo, devo oggi compiere il mio dovere e il suo. Sono amico di lui e del suo onore. Non piangere. Non spegnere l'odio nel mio cuore. Bisogna che mi credano a lui, forte e feroce. Udranno il suo grido di guerra, vedranno le sue armi. Corri sull'alta torre del campo. Che il tuo sguardo mi segua. Invoca su di me, mortale, l'aiuto degli immortali. Difendete la vostra patria! Coraggio! Forza! Lasciate Ettore per me! Possiamo resistere, i Mirmidoni sono in troppi. Sarebbe un massacro. Sarpedonte, porta gli uomini in salvo a Troia. E tu? È il momento che io affronti Achille. Coraggio! Achille, invincibile! Eccomi! Sono qui, non ti sfuggo! Se la mia vita è l'ultimo prezzo, prendila! Vieni, sono qui ad aspettarti! Ho già visto splendere il sole della vittoria troiana! Guarda, combatte con la sinistra! Senti pure! Vieni a combattere uomo contro uomo! Thank you.
vedo fuggire. Cosa ti succede? Gli dèi non ti proteggono più? Patroclo. Ma tu sei Patroclo? No, sono la forza di Achille. Guarda, i tuoi guerrieri fuggono, Ettore. Dei bugiardi, vi state beffando del valore troiano. No, no, non posso ucciderti. Lode al nemico, niente di più caro. Ma la morte è morte. Dimmi una parola d'odio, dilaniami. Fa che non muoia, pensando di essere ucciso da un uomo buono. Ti prego, sii crudele. Di te non avranno pietà, né gli dèi, né Achille. La tua condanna è scritta. Andromaca sarà vedova. Taci! Orfano tuo figlio. Distrutta Troia. Tutti i tuoi fratelli, i tuoi nipoti. Taci! C'è chi me lo invidia. Il sacrificio di Patroclo ha salvato le navi. Le tenebre hanno già rinchiuso i maledetti nella loro gabbia di pietra. Ma domani... domani... è già domani. Già la stella del mattino si è levata oltre i monti della Troade. Già si affaccia alle nostre case lontane. Possenti mura. Grande palazzo. La regina. I miei figli. Nemmeno tu dormivi, eh? Il potere... e l'amore. Due demoni che non consentono il sonno. Ami Achille? Naturalmente tu l'ami. Tutti lo amano. E io amo il potere. Né io né tu possiamo essere soddisfatti senza Achille. Tu e io dipendiamo dalle sue braccia. Siamo niente senza di lui. Ebbene, torna nella sua tenda. Portagli questo. Egli capirà. Capirà che ho vergogna di aver ingiuriato il mio più grande eroe. Capirà che mi umilio a chiedergli soccorso. Ecco, gli restituisco intatta la sua donna. E gli offro tutte le ricchezze che vorrà. Fissi il suo prezzo, ma torni al combattimento. Ed ora via, prima che mi penta. Va, fuggi! Coraggio, Segna, e piangi, ti farà bene. Avrei voluto lavarlo con le mie lacrime. Patroclo, che ne è di Patroclo? Non si muove, non parla più. Dov'è Achille? Non lo so. Mi ha fatto paura. Gridava, gridava. Diceva di averlo ucciso lui. Ha detto che non voleva vederlo. È fuggito di là, verso il mare. Segna, non puoi stare qui tutta la notte. La notte. Già fugge la notte.
Già la catasta di legna è allineata fuori del campo. All'alba, l'atroce odore delle carni bruciate sazierà Giove. Oh, dei crudeli! Così non piangesti le sorti di Vernissa. Voleva farmi sua sposa. Mi avrebbe portata all'Irnesso Regina. Achille non deve trovarlo qui nella tenda. Accanto agli altri, Patroclo è un eroe caduto. Qui non è che un amico assassinato. È terribile. Assassinato. Non è così, forse? Sì, Achille. No. Il fatto stesso che io sia qui ti dice su chi ricade la colpa di questa morte. Facciamo portare il suo corpo insieme a quelli degli altri eroi. Forse è giusto. Non era solo mio. Tu hai Achille. Ma io, che sono senza di lui? Madre mia! Oh, figlio mio diletto, perché piangi? Eppure Giove ti ha concesso quello che chiedevi. I greci conoscono ormai il peso della tua assenza. Quale soddisfazione posso averne se Patroclo, il mio compagno, a me più caro di un fratello, è morto? Madre, non posso vivere e restare fra gli uomini se prima non l'avrò vendicato. Figlio, tu sai che con la morte di Ettore la tua sorte è segnata. La sorte è segnata e certo non mi appartiene, ma la vendetta sì. E tu devi aiutarmi. Combatterò senza le armi donatemi dagli dei. Il troiano le prese spogliando il corpo di Patroclo. Ebbene, madre, dimmi dove sono vulnerabili. Dimmelo che il fato non si compia per me prima di aver ucciso l'odiato Ettore. Come uscirai dalla vita terrena è un segreto degli dèi. Non mi è concesso dirti dove il tuo corpo sarà trafitto a morte, né da chi. Ma avrai le armi che meriti. Doma il tuo furore e aspetta il corso del fato. Le armi le otterrò da Vulcano. Achille. Sei fuggita? Mi ha mandata lui. Con doni e promesse? Questo è il senno del re.
Darei le mie ricchezze, se bastassero, a far uscire Ettore dalla sua tana. E Agamennone crede di comprarmi. È cominciata la veglia a Patroclo. Andiamo. No. Avremo tempo, Patroclo e io, da stare insieme. Un tempo eterno, ma è molto vicino. Senia è fuori con lui. Sei bella. Sul tuo volto, sul tuo corpo, è scritto il vero messaggio degli dèi, che è meglio vivere per la vita che fiorisce nel vostro grembo. Noi, invece, siamo travolti dal demone sanguinoso. Vuoi che io non pensi, vero? Grazie, madre. Presto, il mio carro. È pronto, mio re. Thank you.
Sarpedonte! Sarpedonte, guarda. Un araldo greco. Chiamate Ettore. C'è un araldo nemico. Achille ad Ettore! Ettore ti ascolta! Questo è il messaggio! Hai conquistato le armi di Achille, vuote della sua forza! Sempre evitasti lo scontro col re di Ftia! Se non vuoi che le mura della città arrossiscano per te di vergogna, scendi in campo! Achille ti sfida! Vuole dedicare la tua anima agli dei Mani, dell'eroico Patroclo, principe dei Mirmidoni! Questo è il messaggio di Achille che ti aspetta dinanzi le porte Sce. Amici miei, mi guardate come se andassi a morte certa. Non mi fate animo. Leggete il timore sul mio volto? Ebbene, ho anche io paura come voi. Paura del Dio che è in Achille e del fato che incombe su di me. Ma io non vi deluderò. Se Ettore sarà ucciso, non sarà ucciso il suo nome. E ora tocca a te, cara sposa. Insegna a mio figlio a ricordare suo padre e ad amare il suo paese. E grazie a voi, amici, se prenderete cura di Andromaca e del mio piccolo principe. E ora sono pronto. Se gli dèi chiedono la mia vita per salvare l'onore di Troia, io sono deciso a darla. Ma la mia spada non è ancora scesa sulla bilancia dei fati. C'è qualcuno tra di voi che osa affermare che Ettore è già battuto? Povero piccolo orfano, guarda, e che tu debba sempre odiare la guerra degli uomini. Apro la porta!
pronti a chiuderla dietro di lui non appena l'avrà oltrepassata. Si apre la porta! Degno fratello di Paride, torna anche tu fra le braccia della tua donna, che si contenta d'un vigliacco! È la fine. Ettore, tocca a te! Non interpreti il segno divino? Vedi quell'albero? Non ricordi? Patroclo è stato ucciso sotto un albero a tradimento! Lì morirai anche tu, ma dopo una lunga agonia, 100 volte più lunga della sua! Alzati! Alzati! Datemi una lancia. Dai dell'Olimpo, fate che questa mia lancia metta le ali.
Hai bisogno di questi vantaggi, Ettore? Tu ne hai ben altri di vantaggi. Tutti sanno che gli dèi ti proteggono e rendono vano ogni valore contro di te. Non è vero! Anch'io posso essere ucciso! E amico, la sua anima e il suo corpo. Ne farò uno scempio come hanno fatto di te. Sia vegliato. All'alba lo daremo in pasto ai corvi. Ma per tutta la notte, Patroclo senta di non essere solo nell'Ade. Come sei giunto fin qui? Con quale astuzia o inganno hai superato le linee? Hai eluso la vigilanza delle guardie. Un dio che ha ancora pietà dei troiani mi ha permesso di raggiungerti. Che cosa vuoi? Il cadavere di mio figlio, la cui sola colpa è quella di aver difeso come era suo dovere la patria. Ettore ha difeso solo gli amori di Paride e di Elena. Non può pretendere il rispetto degli uomini d'oggi, né di quelli che sapranno dalla storia i guai che abbiamo sofferti per la colpa di un'adultera. Avrai pur capito nel breve corso della tua vita che gli uomini e i popoli danno del loro destino spiegazioni apparenti. Non vedi dietro al nostro travaglio l'impenetrabile maschera degli dèi che perseguono i loro fini e ci impiegano come strumenti? Come vuoi. Vedimi dunque servo delle furie vendicatrici. Tuo figlio Ettore paga oggi i lutti imposti da Elena a tante innocenti donne greche. Io rispetto il dolore delle madri, delle mogli,
delle figlie vostre. Ma tu rispetta il dolore dei padri. Io qui non sono un re, sono un padre. E come il tuo, come farebbe Peleo, reclamo il diritto di seppellire onoratamente un eroe della vita onorata. Male ispirato, oh vecchio, se tu mi induci a pensare a mio padre. Vuoi che pianga sulla sventura di Ettore? E non sai che devo giudicarlo più fortunato di me stesso, perché egli ha un padre vivo e può aspettarsi da lui tutti gli onori che gli sono dovuti. Chi piangerà invece sulle spoglie di Achille, ormai prossimo al compimento del proprio destino? Se mai avverrà che tu perisca quando ancora io sono vivo, io, Priamo, piangerò la tua morte. Come piango da sempre quella di tutti i figli sacrificati agli errori dei padri e a quelli della guerra. Senti la civetta. Tu sai che è la voce di Minerva, la saggia dea che ti è favorevole. Soldati, consegnate il cadavere di Ettore a suo padre. E siano accompagnati a Troia con tutti i riguardi. Tu sia benedetto. Anche per questo, soprattutto per questo, vivrai nella memoria degli uomini.